Ho ricevuto molte domande riferite all'utilizzo del Cialis, che è il Tadalafil, che è una di quelle sostanze che sono venute dopo la famosa pillola blu, cioè il Viagra, che è il Sildenafil. Ma siamo sicuri che tutte queste sostanze debbano essere per forza l'unica soluzione al problema dell'erezione? Siamo sicuri? Vediamo dopo la sigla. Ricevuto in questi ultimi mesi tantissime richieste di persone, di uomini ovviamente, che mi chiedevano come utilizzare al meglio il Cialis o il Tadalafil. È un farmaco che sostanzialmente provoca un'apertura dei corpi cavernosi, di quelle zone spugnose del pene che determinano il passaggio di sangue all'interno e che quindi il sangue che poi viene imprigionato e provoca la tumescenza e l'erezione. Diciamo che il Cialis, il Tadalafil, che è il nome appunto tecnico, scientifico della sostanza, del principio attivo, a differenza di altri simili che lavorano sull'erezione, ha il pregio di avere una lunga durata d'azione. Quindi, infatti, qualcuno lo chiama la pillola del weekend perché assunto all'inizio del weekend può dare i propri effetti positivi fino alla domenica sera e al lunedì successivo. Quindi è un prodotto molto valido in questo senso. Ma come sono validi anche tutti gli altri prodotti che servono per avere una erezione quando c'è, soprattutto però, badate bene, lo stimolo. Perché se non c'è il desiderio sessuale, l'erezione con questi farmaci non c'è. La mia domanda è: perché dover ricorrere a questi farmaci? Non possiamo provare prima di acquisire in qualche modo l'utilizzo di questi farmaci, non possiamo provare a curare definitivamente il problema dell'erezione, perché è di questo che stiamo parlando. Sì, secondo me, con le nuove tecnologie che sono a vostra disposizione, potete sicuramente provare a non aver più bisogno di un farmaco che comunque vada, può dare degli effetti collaterali, anche piuttosto seri. Sono tre le possibili soluzioni che possiamo utilizzare per provare ad evitare l'utilizzo di questi farmaci. La prima soluzione è la più semplice, utilizzare un galenico, cioè provare a fare una cura con degli estratti di attivi, di sostanze attive, sia di origine vegetale ma anche di origine chimica, a bassi dosaggi che possono avere un effetto, io lo chiamo di ginnastica circolatoria, cioè le persone che hanno un leggero difetto dell'erezione, cioè un'erezione ma che rimane una semplice tumefazione, ma non tumescenza, ma non un indurimento, un irrigidimento sufficiente per avere un buon rapporto, ecco, c'è la possibilità di utilizzare delle cure, di fare delle cure con delle semplici pastiglie che esercitano come una specie di ginnastica continua dei vostri vasi e alla fine della cura i vostri vasi rimangono più dilatati, più elastici, più come quando voi vi allenate in palestra, ecco, rimangono più disponibili poi a far entrare tanto sangue nel momento opportuno e quindi una cura che può essere chiamata definitiva. La seconda possibilità è quella di utilizzare la veicolazione transdermica, cioè fare una cura, un ciclo di cure, di terapie che sono a base di farmaci, di principi attivi, che vanno a curare localmente il circolo, vanno a curare localmente i vasi dei corpi cavernosi che sono un po' ristretti, che sono un po' in difficoltà.
fatto questo, questo ciclo, ecco che sicuramente lo stimolo sessuale poi fa seguito una erezione estremamente più valida rispetto a prima della cura. Può essere anche questa una soluzione definitiva. La terza soluzione è la più moderna, la terza soluzione sono le onde d'urto. Le onde d'urto che i primi studi sono stati fatti in Israele, da studiosi israeliani, le onde d'urto che hanno la capacità, fatte in modo ciclico, quindi facendo un piccolo ciclo di onde d'urto, hanno la capacità di creare dei vasi nuovi e quindi di sopperire alla diminuzione di efficacia dei vasi del cavernosi con dei vasi nuovi e quindi a fare una cura definitiva e veramente efficace. Quindi ricapitoliamo, tre cure definitive che hanno la potenzialità di prevenire anche, ma soprattutto di curare le problematiche soprattutto circolatorie del pene. Ricordiamoci che i problemi circolatori, dopo quelli psicologici, sono i problemi più frequenti al pene e che hanno la capacità di permettere, di permetterti di curarti definitivamente il problema. Quindi la prima soluzione è quella con le pastiglie, con una cura che permetta di fare una ginnastica circolatoria dall'interno con i farmaci o dei principi attivi che hanno un effetto vasodilatante. La seconda cura, molto efficace, molto semplice da fare anche perché è una cura che si fa in studio in 10 minuti mentre chatti con gli amici, mentre ti leggi un libro sull'iPhone. E noi ti applichiamo queste placchettine e sono completamente indolore ovviamente, ed è una cura di veicolazione, cioè di passare, che ti permette di far passare dentro i vasi alterati dei corpi cavernosi dei principi che li dilatano, li curano e li curano per sempre. La terza soluzione, anche questa totalmente indolore, è quella delle onde d'urto. Le onde d'urto che hanno questa facoltà incredibile di creare dei vasi nuovi, la neoangiogenesi. Se ti è interessato l'argomento, puoi venire anche sul mio sito, puoi mandarmi dei messaggi su WhatsApp, puoi decidere di venire a farti fare una visita o semplicemente seguirmi sulle mie pagine. Ciao!